Al Porto Elisa di Lucca il Pescara ritrova i gol e una vittoria per 4-1 che non rende merito completamente a Plizzari e compagni che hanno dominato sciupando tante occasioni. Sarebbe potuta finire con un punteggio tennistico con i ragazzi di Zeman che però sono tornati a far vedere un calcio davvero spettacolare. E mercoledì all'Adriatico arriverà la capolista Torres e ci vorrà un'altra grande prova per portare a casa un risultato positivo. Zeman ritrova dall'inizio Moruzzi, Squizzato e Tunjov oltre a Cornero in un 4-3-3. Molto aggressivo. I toscani senza Sabbione giocano con il 4-2-3-1 a dirigere il match il signor Sfira di Pordenone dinanzi a 4.000 spettatori con oltre 200 sostenitori pescaresi. Subito emozioni con Cupone che al quarto in area toscana svirgola clamorosamente mandando la palla fuori. La risposta rossonera arriva al settimo con Fedato che chiama alla respinta con i pugni Plizzari. Al decimo ancora emozioni con Merola che davanti a Chiorra trova la respinta miracolosa del portiere di casa. Al quattordicesimo Rizzo Pini per la Lucchese pericolosissimo in area pescarese con il portiere biancazzurro che salva. Passano due minuti e Guscher dopo un'azione personale si presenta in area pescarese e con una bella giocata mette il pallone in rete per l'1-0 locale. Lucchese in vantaggio e Pescara che subisce l'ennesimo gol stagionale. Doccia gelata per gli ospiti che però avranno una grande reazione. I biancazzurri non demordono e riprendono ad attaccare. Al 29esimo Cupponi viene fermato da Tiritiello mentre se ne sta andando tutto solo verso Chiorra. Fallo da ultimo uomo in rosso per il difensore della Lucchese con i padroni di casa che restano in 10. Punizioni dal limite con Tunjov che trova la respinta della barriera con il pallone che termina ad Accornero che al volo di sinistro fa 1-1 facendo esplodere la gioia dei tifosi pescaresi in curva. Ristabilita la parità al Porto Elisa con il Pescara ora in superiorità numerica. La partita resta però equilibrata, maschia molto tirata con i locali che nonostante l'inferiorità numerica quando possono spingono. Al 47esimo però Merola subisce fallo in area toscana con il direttore di gara che assegna il penalty e con Tunjov che freddo non sbaglia dagli 11 metri segnando il gol del 1-2 biancazzurro con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa tra i locali c'è Visconti al posto di De Maria, il Pescara però parte forte e al nono Moruzzi fa tutto bene, cross in area per Tunjov che con un colpo di biliardo fa 3-1 andando ad esultare sotto il settore dei propri tifosi. Gara che si mette a questo punto in discesa per il Pescara che continua a giocare e dominare. Al 14esimo Cupone sbaglia ancora tutto solo davanti a Chiorra, si dispera l'ex attaccante del Potenza con la squadra di Zeman che rischia di dilagare visto che al quarto d'ora Merola fallisce il poker in area toscana. Al 17esimo Plizzari è prodigioso su tiro locale dai 30 metri. I biancazzurri però spingono per segnare il gol del 4-1 con De Marco che prima del limite dell'area di rigore chiama il portiere di casa alla respinta. Si resta sul 3-1 per gli ospiti con il Pescara che amministra e che al 31esimo piazza questa volta il poker decisivo quando Quirini tocca il pallone con la mano su tiro del neoentrato Masala. Secondo rigore di serata con Cupone che si impossessa del pallone andando a battere il penalty in maniera esemplare segnando la rete del 4-1 che questa volta sì fa partire in anticipo i titoli di coda sulla partita con la netta vittoria del Pescara. Nei restanti minuti da segnalare solo al 33esimo il tiro di Guscher spinto da Plizzari e l'occasionissima fallita da Cupone al 91esimo. Finisce al 94esimo con la festa di Tunjov e compagni sotto il settore dei propri tifosi per una vittoria che vale oro e che restituisce al popolo biancazzurro un grande Pescara.